Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video. Buona domenica a tutti, come va la vita? Spero tutto bene. Se vi ricordate, qualche mese fa avevo caricato sul canale un video chiamato 3 manga brevi da leggere assolutamente e con mia grande sorpresa quest'ultimo video era andato davvero bene, tant'è che tuttora mi frutta sia in termini di visualizzazioni che di iscritti e sono molto contento perché vuol dire che il mio lavoro non fa così schifo come sembra. Ma detto ciò, siccome ultimamente mi sono appassionato moltissimo alla lettura di manga brevi, oggi sono qui con una seconda parte appunto di quel video, dove andrò appunto a consigliarvi altri 3 manga brevi che dovete leggere assolutamente, ma prima di passare ai manga veri e propri, direi di mandare la nostra fantastica sigla. Ma io direi di iniziare col botto, ed è un gioco di parole per il manga che sta per arrivare. Ne avrete sicuramente sentito parlare da altri youtuber o in uno dei miei video, perché ne ho parlato davvero tanto senza mai approfondire il discorso, ma oggi vorrei rimediare a questa cosa. E sto parlando appunto del Club delle Esplosioni. Cofanetto edito da J-Pop con un prezzo di copertina di 20,70€, composto da 3 volumi, davvero carino. Ed ecco qui la copertina del primo volume con una ragazza imbottita di esplosivo in primo piano. La storia parla appunto di Jiro Nagaoshi, un ragazzo sopravvissuto a un attentato esplosivo 3 anni prima. 3 anni dopo appunto queste vicende decide di rincontrarsi con gli altri 6 superstiti di quell'incidente, dichiarando che il colpevole, ovvero colui che aveva fornito l'esplosivo al morto suicida, era ancora tra di loro. Da qui nasceranno una serie di vicende che ci porteranno a scoprire il vero colpevole e le sue motivazioni. Ma la storia non è finita qui, perché nello stesso momento in cui il nostro protagonista starà parlando con i suoi ex amici, in una scuola non ben determinata, un'altra ragazza decide di fare la stessa cosa ma in maniera più estrema, ovvero portandolo a dei livelli successivi utilizzando mezzucci come giochi e molto altro, l'attentato esplosivo che 3 anni prima aveva scosso tutto il Giappone. Da qui inizieranno una serie di vicende con 2 storie in parallelo che vi faranno rimanere col fiato sospeso. Ma perché il Club delle Esplosioni mi piace così tanto? Sicuramente perché è un'opera di denuncia sociale che fa capire quanto il bullismo possa avere effetto sulla psiche di un individuo e fa capire quanto la vita scolastica di una persona, per colpa di alcune persone davvero stupide, possa essere un inferno. Un manga davvero molto psicologico che punta soprattutto non tanto sulle vicende, anche se comunque sono presenti in abbondanza, ma tanto quanto sulla psiche, soprattutto dell'individuo che vuole compiere l'attentato esplosivo. Detto questo, manga davvero fatto bene, con personaggi ben caratterizzati, soprattutto l'attentatrice, e questa è una cosa davvero figa, che vi consiglio davvero tanto, soprattutto se il bullismo è un tema che vi sta caro, per un motivo o per l'altro. Altro manga davvero carino, ma qui ci spostiamo da un contesto di denuncia sociale a un'opera che vuole solamente far ridere, e sto parlando di un volume unico chiamato Vita da Yamcha. Ed ecco qui la copertina dell'edizione italiana, edita da Star Comics, con un prezzo di copertina di 4,50€. Ecco qui la copertina del volume con Yamcha e i Cybermen in primo piano. Ma perché vi sto consigliando quest'opera? Soprattutto perché è un'opera che fa molto ridere, vale il prezzo del biglietto e per 20 minuti vi terrà incollati a leggere la vicenda di questo nostro protagonista. La storia parla del nostro protagonista che una volta caduto dalle scale a scuola si risveglierà nel corpo di Yamcha, il famosissimo personaggio appartenente a Dragon Ball. Da qui dovrà rivivere tutte le sue vicende cercando di sopravvivere. Una storia abbastanza semplice, ma che contiene all'interno dei colpi di scena che vi faranno venire voglia di leggere tutta la vicenda, tutta ad un fiato. Disegnato dal maestro Dragon Garro Lee, che ha un tratto molto simile a maestro Toriyama, rappresenta quel sogno che tutti noi abbiamo avuto di trovarci all'interno dell'universo di Dragon Ball. Ecco, magari senza essere Yamcha, però dai, qualcuno ha sognato magari di essere Yamko, soprattutto per il fatto di potersi bombare quella gnocca di Bulma, ma questi sono altri discorsi che non voglio approfondire perché non voglio farmi bannare la vita. Detto questo, è un'opera molto carina che si legge in una ventina di minuti, e se amate Dragon Ball non può che non essere nella vostra collezione. Fidatevi perché è davvero divertente, ma soprattutto disegnata da Dio. Detto ciò, Yamcha non è mai stato così figo in tutta la sua vita, ma possiamo andare avanti con l'ultima serie di questo video. Questa sicuramente è la mia storia preferita tra tutte quelle che sto leggendo in questo periodo, e sto parlando della seguente opera: Il prezzo di una vita, edito da J-Pop con un prezzo di copertina di 19,50€. Ecco qui la copertina del primo volume con una bellissima ragazza in primo piano. Di cosa parla la storia? Parla di questo ragazzo che, soddisfatto della sua vita, si reca in questa agenzia responsabile appunto del comprare le vite altrui, vendendo tutto il suo tempo, lasciandosi solamente 3 mesi di vita. Nel corso di questi 3 mesi conoscerà questa ragazza che è incaricata di sorvegliarlo da questa agenzia, che gli imporrà appunto di non fare cavolate e di vivere la sua vita al meglio per non sprecare questi ultimi 3 mesi della sua vita. Da qui inizieranno una serie di vicende che ci porteranno a far scoprire le motivazioni e quant'altro del nostro protagonista. Quest'opera mi piace davvero molto perché ci fa capire il vero utilizzo della parola felice. Che cos'è la felicità e per chi dobbiamo essere felici. La felicità non sta nelle cose terrene tanto quanto nei legami, nell'amore e nell'amicizia. Un'opera davvero ben fatta e ben strutturata che in 3 volumi riesce a dire tutto quello che deve dire,
ma soprattutto riesce a farci amare i due personaggi protagonisti alla follia. Opera davvero emozionante, piena di significato, ma che soprattutto, come ho già avuto modo di dire qualche secondo fa, ci fa capire il vero valore della felicità e il perché una persona debba essere felice e non sempre col broncio. Non voglio spoilerarvi molto, perché secondo me è una lettura che dovete fare assolutamente una volta nella vita, vi emozionerà tantissimo e non ho nient'altro da dire, perché sicuramente ho già detto tutto quello che dovevo dire in questo minuto e mezzo in cui ne ho parlato. E detto ciò, non ho nient'altro da dire su queste tre opere, ho già detto tutto quello che dovevo dire in un tempo abbastanza anche record. Di solito mi dilungo tantissimo su una determinata opera, ma oggi sono riuscito a essere abbastanza sintetico. Detto questo, possiamo dire che il video si conclude qua. Fatemi sapere nei commenti se vi ha messo voglia di comprare una di queste tre opere. Ve le consiglio davvero tanto, tutte e tre. Fatto ciò, il video si può concludere qui, ma prima di far ciò vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione ci sono i link per i miei social, Instagram e Facebook. Passate numerosi perché pubblico numerosissimi aggiornamenti per quanto riguarda il canale e qualche spazio di vita privata, soprattutto su Instagram. Ultimissima cosa, ma forse la più importante, attivate la campanellina per stare sempre aggiornati con le ultimissime novità di Maltality. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!